Buonasera a tutti, scusate il ritardo, scherzando dicevo più ora Y che ora X per il ritardo che abbiamo fatto di un'oretta. Siamo almeno una mezz'oretta di star qui, quindi tranquilli, non sfogatevi tutti insieme adesso. Perché ora X? Perché abbiamo definito questo provvedimento, che vi dirò non è l'unico di oggi, nella giornata di oggi, è sicuramente il più importante. Ringrazio su tutti le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno aiutato in questo percorso, ma naturalmente il ministro Padoan su tutti, e poi l'ausilio che ci ha dato il sottosegretario Del Rio, come è naturale, e tutti i ministri che hanno collaborato, il ministro Boschi, i ministri interessati, in particolar modo fatemi dire il ministro Pinotti e il ministro Martina, per motivi che tra breve andrò a indicarvi. È una in realtà questo nostro provvedimento che stiamo annunciando alla vostra attenzione non è l'unico delle giornate di oggi e delle giornate di questa settimana, più correttamente. Considerate che è 4 giorni che io non esco da Palazzo Chigi, per cui oggi ho visto che c'è uno, ha fatto una foto, ha messo la foto mia, era alla finestra, era l'ora d'aria, cioè era l'unico momento di aria di questi giorni, per cui è veramente un momento molto bello. Però io sono felice, molto felice, perché non soltanto smentiamo i gufi che hanno più volte auspicato che non vi fossero non soltanto le coperture, ma più in generale che non ci fosse il percorso di riorganizzazione della struttura statale che stiamo facendo, ma perché oggi inizia un percorso di riorganizzazione della spesa e più in generale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, per cui l'intervento di oggi non è che un primo passo, ma è un intervento davvero significativo e corposo. Ora X, Italia coraggiosa e semplice. Ci vuole un po' di coraggio ad andare contro alcune abitudini e alcune scelte che non venivano messe in discussione da tempo. Però è una scelta dettata dalla semplicità. Un'Italia più semplice, dove ci sono meno auto blu, certo, nel piccolo, dove i denari pubblici vengono messi online entro 60 giorni da oggi, o meglio, da quando sarà pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale. Un'Italia più semplice, in cui è più chiaro non soltanto individuare il centro di costo, ma soprattutto cercare di avere un benchmark di riferimento tra le singole regioni, le singole amministrazioni comunali, le singole amministrazioni statali, che permetta al cittadino di avere chiare le idee e di avere chiaro la spesa della pubblica amministrazione. Che cosa facciamo oggi con questo decreto? Vi illustriamo come daremo i mitici 80 euro mensili, misura che non è una tantum, ma è misura strutturale, esattamente come è strutturale il processo di taglio della spesa, esattamente come è strutturale il processo di taglio della spesa. Illustriamo come riduciamo l'IRAP, l'imposta sul lavoro di fatto, del 10%, attraverso una misura che è strutturale per le aziende private, e vi annunciamo i dati che riguardano le coperture, non prima di aver detto che nella giornata di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull'alluvione e il terremoto in Emilia-Romagna. I primi stanziamenti sugli interventi a Lucca e Massa Carrara, parlo ovviamente di maltempo, oltre che altri singoli provvedimenti che vedrete nel corso nella tabellina che sicuramente Filippo vi darà. Non so se Filippo hai già tutto il materiale, sei pronto? L'ho un po' allungata per sapere se potevo andare, perché la conferenza stampa la facciamo con 10 tweet, in omaggio a Marco da Milano e alle sue trasmissioni appena terminate. Quindi facciamo 10 tweet per raccontarvi, così le slide non avevamo tempo, ci è venuta così, abbiamo lungamente preparato col marketing, come immaginate, 10 tweet per darvi l'idea di che cosa stiamo presentandovi, sapendo che questo è il decreto, è in fase di coordinamento testo con
i singoli ministri, sarà, credo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale all'inizio della settimana prossima, ma questo consentirà di erogare i mitici 80 euro fin dal mese di maggio. Che cosa abbiamo? Ci siamo, Filippo? Ancora un secondo. Potrei parlarvi adesso a lungo della... Domani c'è Fiorentina-Roma. No, faccio per dirlo, però è stato un momento anche... Abbiamo fatto poter raccontarvi... No, fatemi dire due cose serie, allora. Cioè, non che Fiorentina-Roma non sia seria, anzi. Visto che stiamo aspettando i tweet, se mi date anche la tabellina con le coperture, così, che ho lasciato su nella mia stanza, mi fate una cortesia. A parte vado a memoria... Ecco, ce l'ha... Per Carlo la guardiamo dopo. Prima di arrivare alle coperture vorrei raccontarvi come, tra le varie ipotesi di cui possiamo parlare in attesa di entrare sui tweet, vorrei dirvi come andranno gli 80 euro, perché è stato oggetto di una discussione anche in Consiglio dei Ministri, però devo dire sui giornali. Io ho proposto, facciamo un passo indietro, il tema è la restituzione. Noi stiamo restituendo agli italiani qualcosa che è degli italiani. E lo stiamo facendo stringendo la cinghia alla politica e all'amministrazione e restituendo libertà ai cittadini che stanno sotto i 25.000 euro, anzi più correttamente sotto i 26.000 euro. Abbiamo scelto, c'erano due ipotesi in discussione. La prima ipotesi era fare 10 milioni per 10 miliardi di stanziamento annuale, era la mia promessa la volta scorsa, del 12 marzo. La seconda ipotesi era di allargare in modo significativo anche agli incapienti fino a 15 milioni di persone, aspettiamo a farlo, grazie, me lo dia a me, no, però mi faccia finire, siamo rimasti sul più bello, spenga, se me lo metti ora è un disastro, vabbè. E questa ipotesi avrebbe portato a un esborso sostanzialmente identico, ma una riduzione, gioco forza, del quantum per alcune parti di questi, circa 6 milioni avrebbero preso 80 euro. Noi abbiamo scelto, anche modificando l'impostazione delle ultime ore, di mantenere l'impostazione che avevamo dato il 12 marzo, perché è prevalso in noi l'obbligo di mantenere l'impegno come condizione di credibilità di fronte ai cittadini. Avevamo detto 80 euro, ebbene, che 80 euro abbiano da essere. Metteremo la voce degli incapienti, però, perché credo che ci voglia un provvedimento sia sugli incapienti che sulle partite IVA, nelle prossime settimane e mesi faremo comunque un intervento anche su queste categorie. Però, questa è la sintesi, 10 milioni di italiani, che sono quelli che vanno da 8.000 euro annuali a 26.000, da 24 sono 1.500, si inizia il decalage, sostanzialmente se tu vai vicino ai 1.500, piano piano si riduce, cioè sopra i 1.500 si riduce per evitare che quello da 1.430 vada da 1.510 e ti superi avanti, è chiaro come concetto, no? C'è un piccolo decalage da 24 a 26.000 euro e questo è il primo passaggio. Mi dà allora il... Sì, no, mi dia a me. Grazie. Allora, vediamo qual è la prima che ci hanno messo. La riduzione della spesa passa da alcuni gesti simbolici. Ora X, Italia coraggiosa e semplice, nada. Massimo 5 vetture a ministero. No, non lo date, per cortesia, non vi preoccupate, non lo date. Non, tenetelo voi, Frulletti tanto non lo voleva vedere, grazie. Non distribuite niente, grazie mille. Ogni ministero potrà avere al massimo 5 auto blu. Cosa vuol dire? La dico male, i sottosegretari vanno a piedi. Non c'è bisogno per i sottosegretari di auto blu. Molti direttori generali vanno a piedi, vanno prendono il taxi, vanno in autobus, vanno in metropolitana, vengono con la propria macchina, usano il motorino. La riduzione di auto blu più significative della storia. Tra l'altro faccio una battuta.
L'altra volta quando ho fatto la citazione dell'asta dell'auto blu, molti sorridevano dicendo non venderai niente. Senza le Maserati abbiamo già venduto le prime 52. Centinaia di migliaia di euro che stanno entrando, chiaro, a prezzi più alti di quelli di quattro ruote, quindi c'è una bella soddisfazione. Massimo 5 vittorini di sera, quanto fai con questa misura? Poche milioni di euro. Ma è un principio che è fondamentale. Si restituiscono i soldi agli italiani che stanno sotto i 25.000 euro, ma con questo governo si inizia a restituire anche fiducia e credibilità nella politica e, fatemelo dire, speranza che le cose possano cambiare. Ora X, ora Italia coraggiosa e semplice. Open data, tutte le spese degli enti locali, prevede un articolo del decreto, saranno non soltanto degli enti locali, qui attenzione, degli enti anche centrali, quindi abbiamo messo per vedere se eravate attenti, non soltanto degli enti locali, ma anche degli enti locali, sarà online entro 60 giorni. È una previsione di legge che già c'era, ma che non era sanzionata, per cui se il singolo comune non mi dà tutti i dati, non il bilancio online, ma tutti i dati, quanto spende per comprare il telefonino all'assessore, noi riduciamo i trasferimenti. Perché questo? Perché la revisione della spesa, vedrete poi nelle coperture che queste voci valgono ben poco nel 2014, ma come ci ha spiegato più volte Piercarlo, il punto centrale è essere capaci di continuità, anzi di insistere su questo tema, costituiscono un'autentica rivoluzione. Voi immaginate che tutte le regioni mettano online ogni centesimo che spendono per la sanità. E provate a immaginare dei ragazzini che con quei dati, che non sono dei PDF ma sono dati aggredibili, facciano delle applicazioni che mostrino il prezzo medio della siringa, che mostrino come il benchmark tra le singole regioni possa essere significativamente diverso, che spieghino come il comune di XY sia un comune che spende per l'illuminazione X e il comune accanto spende al 30% in più. Se a questo uniamo il fatto che noi abbiamo scelto di non avere, entreremo poi sui tagli quando parleremo delle coperture, non i tagli lineari, ma abbiamo dato agli enti che tagliamo la disponibilità a fare loro le scelte, se non le fanno ci entriamo noi con l'ufficio del commissario alla spending, capite che sta accadendo una rivoluzione, non c'è più il 5% per tutti. Io dico online tutte le spese. A quel punto si capisce dove stanno gli 800 miliardi di spesa, le voci dei singoli, quanto costa non il personale in generale, ma quanto costano, quante sono le persone, quanto prendono, tutto online, su un unico sito che farà capo all'ufficio del commissario per la spending. Questo atteggiamento entro 60 giorni è l'inizio della rivoluzione. Nel primo anno quanto dà? Abbiamo scritto qualche milione di euro scarso, poi vi dirò la copertura. Ma in prospettiva è una rivoluzione gigantesca, anche perché se io sono un dirigente che vede che il dirigente del Rio nel suo comune spende il 30% in meno, intanto ci sto molto più attento perché non ho più alcun tipo di possibilità di nascondere il dato, chiaro? Percorso che sarà molto lungo, vorrei essere chiaro, perché magari lui c'ha l'illuminazione, però ci mette anche, parlo dei comuni, la pubblicità sopra. Cioè lui nel palo della luce lo copre con la pubblicità del gonfalone. Mentre il comune accanto c'ha il palo della luce e c'ha le lampadine LED. O l'altro c'ha il sistema, quindi è un meccanismo molto complicato. Però nell'arco di un triennio segna una rivoluzione totale e sarà una cosa molto interessante. Questo è un passaggio che molti di voi hanno scritto che è una norma che fa riferimento a alte cariche dello Stato. Lasciatemi dire che è la norma Olivetti, la norma che richiama il grande principio sacrosanto di Adriano Olivetti. In un'azienda nessuno, diceva il grande Olivetti, può guadagnare 10 volte più di quello che guadagna l'ultimo lavoratore. In realtà non è così, e qui siamo anche più alti. Noi mettiamo un tetto di 240.000 euro insormontabile per i dirigenti della pubblica amministrazione. Questo vuol dire che lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione passa da 3,11 a 2,40.
ma che di conseguenza anche chi oggi guadagna 260-270.000 euro si riduce. Mi direte, ma come? Abbiamo letto di autorevoli dirigenti che minacciano la fuga nel privato. Brivido. Se vogliono andare nel privato avranno la nostra lettera di referenze, di augurio e di bocca al lupo. Chi lavora nel pubblico ha una responsabilità in più oltre a quella di fare bene il proprio lavoro, che è quella di fornire un elemento di credibilità a se stesso e agli altri. Io credo che in un momento nel quale gli stipendi dei dirigenti sono cresciuti e gli stipendi dei lavoratori no, dare un tetto massimo, che è il tetto di 20.000 euro al mese, non è un tetto così drammatico. E non perché è molto più del doppio di quello che prende il Presidente del Consiglio, ma perché è un principio di serietà. Dice, ma sono lordi, falli anche netti. Lo diciamo agli italiani con chiarezza. Ridurre gli stipendi dei mega dirigenti e delle società a partecipazione totale, delle società che sono previste già dalla Monti come società a questo, diciamo, collegate, vale a dire società che non siano quotate in borsa o con emissione di titoli, e si fa esclusione per la parte artistica, è un principio di buonsenso ed è anche un modo per cercare di far la pace con gli italiani, è un modo per cercare di restituire eguaglianza sociale. Chiaro, la Camera e il Senato, che sono organi autonomi, sulla base del principio costituzionale, dovranno decidere loro se ridurre gli stipendi. Credo che siano diversi, qualche decina che stanno sopra quella cifra. Io penso che sarebbe un gesto molto bello se nella loro autonomia gli uffici di Camera e Senato riflettessero sulla possibilità di dare un segnale equivalente a quello che dà oggi il Governo e il Parlamento. Però il tetto di 240.000 euro è una norma Adriano Olivetti, questa la voglio chiamare così. Ringraziamo il contributo delle banche, che è un contributo importante perché con la rivalutazione delle quote è il 26%, quella degli 80 euro al mese l'ho già detta, la dobbiamo ridire? È chiara, no? 10 milioni di persone, 80 euro al mese. Rispetto a un altro tema, la difesa contribuisce, poi vi vengo alle coperture, con circa 400 milioni di euro a questo programma, 400 milioni di euro, di questi 150 sono lo spostamento del programma sugli F-35. Mettiamo, era quella di prima, visto che siete alzati oggi, mettiamo sempre ora X, meno spreco di spazio negli uffici pubblici, alla fine com'è la norma, la formula finale quanto è, 24 metri quadri credo, considerate che noi abbiamo oggi una media di spazio a dipendente pubblico di circa in Italia 44 metri quadri, in altri paesi è 12-15 metri quadri. Noi mettiamo un obbligo legislativo di 24 metri quadri. Quanto dà all'inizio? Poco, ma costringe a ripensare a tutto il sistema degli affitti e delle strutture pubbliche. Un passaggio molto importante, eh? So che non vi affascina, però. Le municipalizzate, ora X, all'inizio vale poco. Perché? Perché noi ci diamo un obiettivo molto chiaro. Sapete quanto costano ai cittadini le municipalizzate? Non come bolletta, ma come costo complessivo alla fine dell'anno. Circa 1,5 miliardi, 1,8 miliardi di disavanzo. Noi proponiamo, attraverso una serie di norme e attraverso un utilizzo più forte di alcuni strumenti, a partire da strumenti che sono partecipati dal governo, come per esempio la Cassa Depositi e Prestiti e il Fondo Strategico, di sfoltire e semplificare. Nel giro di 3 anni vogliamo passare da 8.000 a 1.000 aziende partecipate nei comuni. È un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma anche molto stimolante e importante. L'IRAP, confermiamo il taglio del 10% per le aziende. Il DIES-IRAP, non so chi l'ha pensata. Padova sta subito prendendo le distanze in modo, come dire, evidente, così avrete
Devo dire che vorrei prendere distanze anch'io, ma poi non potete dire che stiamo litigando, per cui è impressionante. Sensi, non fu, ammettilo, è roba tua. Voi, chi conosce Twitter sa chi è il responsabile degli hashtag. Dies irae è veramente uno dei momenti più bassi di questi primi due mesi di governo. Dies irae. E vabbè, facciamo dies irae. Confermato il taglio del 10% per le... Però almeno voi non ridete sul dies irae, è un'operazione bellissima. Stiamo riportando le transazioni finanziarie. Noi dobbiamo dire che chi investe sul lavoro costa meno di chi del passato. Bisogna dire che investire sul lavoro è una cosa positiva, possibile, fattibile, anche nel giorno dell'IRA. E poi, basta attesa, pagamenti più rapidi alle imprese, abbiamo sbloccato 8 miliardi, mi pare, alla fine oggi, e continuiamo. E attenzione, questo è molto importante, ma abbiamo inserito il percorso per cui d'ora in poi si paga sempre entro 60 giorni. Allora, io vi ho detto molto, vi darei anche le coperture, posso per Carlo, grazie, finali. 2014 le coperture finali sono 6,9 miliardi di euro, voi sapete che erano 10 miliardi, ma non glielo date, dateglielo via. No, no, avevo chiesto di non dare, non dateglielo pure, ciao. Guardate dopo uscendo, come i foglietti alla messa. Banca Italia, allora sono 6,9 miliardi nel 2014, ma diventano 15 miliardi nel 15, il DEF dà un totale di 17, le voci di cui parliamo sono... magari se lo date ora è meglio, perché volevo darlo ora. Vabbè. I dati sono 14 miliardi nel 2015, da queste voci saranno 17 il totale del DEF. Banca Italia quest'anno 1,8, da imprese e agevolazioni fiscali 1 miliardo, dall'aumento dell'IVA che deriva da una stima molto prudente, molto, molto, molto prudente, 600 milioni, e siamo stati veramente prudenti, dico prudenti perché se era per me avremmo messo molto di più, io sono convinto che sia molto di più, ma vige in questo paese un... rigore molto serio e scrupoloso da parte nostra. L'innovazione, a partire da una notizia che non farà contenti i quotidiani e gli editori, noi non tocchiamo il fondo dell'editoria, almeno per adesso, ma dall'entrata in vigore del decreto legge non c'è più l'obbligo, permettetemi di dire antistorico, di pubblicare sui quotidiani e sui giornali gli annunci sia di gare che dei vari tribunali e dintorni, si fa online. È un momento in cui doveva arrivare, vale circa 100 milioni di euro di risparmio, capisco che gli editori non saranno entusiasti, mettiamola così. Lotta all'evasione, che è una voce che tutte le volte, se mettiamo, siamo accusati di dire guarda, vogliono coprire i fondi con la lotta all'evasione. Se non mettiamo, Renzi si dimentica della lotta all'evasione perché non gli interessa. Abbiamo trovato questo punto di equilibrio, di mettere soltanto quelli già certificati, cioè soltanto quelli che già in questo primo trimestre abbiamo portato a casa, che sono 300 milioni di euro. Al che ho detto, scusate, facciamo una roba, se sono 100 milioni al mese mettiamo 1,2 miliardi, e mi hanno detto, no, perché mettiamo solo quelli strutturali, no, quelli non strutturali, certificati. Questo per dire quanto siamo stati seri, credetemi, siamo stati di un serio e di un rigoroso. Questi documenti, al di là del modo un po' scherzoso con il quale io ve li presento, non soltanto segnano una rivoluzione, gli italiani tornano a recuperare soldi da parte del governo. Il governo fa una manovra per restituire soldi, non per tagliare. Leggo tagli alla sanità, non è neanche... Se qualcuno di voi trova la parola sanità nel decreto, con il cerca, il ricerca su vediamo il testo online, vediamo il testo digitale, trovatemi la parola sanità e io vi pago da bene. Soltanto a quelli qui presenti, non vorrei allargarmi a chi ci segue da casa. Non sono tagli, stiamo restituendo agli italiani i soldi che gli italiani hanno il diritto di avere. Ho detto dei 300 milioni sull'evasione e abbiamo definito 900 milioni di euro, una misura che abbiamo chiamato sobrietà, che è una misura che comprende diverse voci, che vi leggo se siete d'accordo, così siamo puntuali sulle
singole realtà, ti tengono dentro gli auto blu, il tetto del trattamento economico del personale pubblico, c'è una misura che non fa contenti gli editori e c'è una misura che non fa contenti i partiti. Aboliamo le tariffe agevolate per la campagna elettorale per i partiti, per i candidati, per un motivo, le tariffe postali, lo facciamo per loro, amici candidati, non vi conviene, andate a intasare le cassette della posta e fate arrabbiare la gente, ma chi ve lo fa fare di buttare via soldi in volantinaggio? Andate a incontrare le persone e se avete voglia di arrivare, avete altri strumenti oggi. Non è più come prima, uno la mattina, ormai la cassetta della posta, aprirla in campagna elettorale e trovare dozzine di volantini elettorali che hanno una tariffazione postale agevolata è controproducente. Quindi ho cercato di, vero? È d'accordo con me lei? In Consiglio dei Ministri non tutti erano d'accordo con me, diciamo si sono fidati di Paduan e del sottoscritto, ma direi pochi altri erano favorevoli, però hanno insistito tanto per metterla e quindi l'abbiamo messa. Questa vale però 12 milioni di euro, c'è veramente un'inezia rispetto a quello, anzi 10 l'abbiamo messa. C'è una voce importante sulla RAI, chi ha detto eccoci? Oh, è una conferenza stampa dove si riconoscono quelli della RAI dal eccoci. In realtà la RAI è chiamata a concorrere al risanamento con tutti gli altri, con un contributo di 150 milioni di euro, viene autorizzata a vendere, se lo vorrà, Rai Way e viene autorizzata a riorganizzare le sedi regionali, se lo riterrà il caso. Quindi è una valutazione che farà la RAI. Noi normativamente diamo questa possibilità. Non è invece nella possibilità della RAI decidere se partecipare o no, partecipa al risanamento, nel senso che 150 milioni li mette, poi come deciderà il CDA della RAI. Anche i ministeri concorrono con 200 milioni di euro in più rispetto ai tagli che già erano stati fatti, dai conti di tesoreria, costi di riscossione fiscale e provvigione di collocamento dei titoli sono 310 milioni. Vorrei dire che non c'è nessun intervento sui CAF. Voglio anche dire che se tutto va bene dal prossimo anno i CAF lavorano meno perché c'è l'invio digitale della dichiarazione dei redditi a 32 milioni di persone. Quindi quest'anno non interveniamo. Speriamo di intervenire in modo deciso e diverso il prossimo anno. C'è un contributo di 60 milioni di euro che ci viene assicurato dagli organi costituzionali, viene stimata in modo molto basso a 100 milioni di euro, perché noi siamo rigorosi, la rilevanza della cancellazione delle province che come sapete era stata stimata in 180 milioni dalla legge 56, ma noi mettiamo soltanto per alcuni anni, per alcuni mesi 8 su 12 e aggiungo, no chiedo scusa, 7 su 12. E aggiungo che quest'anno il fatto che non 46 amministrazioni provinciali non vadano a votare ha un ritorno economico importante, ma non così significativo come in un altro anno, perché quest'anno comunque l'organizzazione dei seggi è fatta su base per le europee, quindi essendo accorpate c'era comunque un risparmio. Ci sono altre voci che sono meno significative. C'è però l'ultima voce per l'acquisto di beni e servizi, 2 miliardi e 100 milioni, che adesso vi andrei a individuare divise come? Divise in tre parti. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, ciascuno concorre per 700 milioni di euro all'acquisto di beni e servizi. In questa voce stanno i 400 della difesa per lo Stato centrale e altri 300. Le regioni e gli enti locali concorrono, anche le regioni a statuto speciale, il rapporto è 500 e 200 nel caso delle regioni. Questo intervento è un intervento che noi lasciamo alle singole regioni, ai singoli enti locali e ai singoli ministeri anche per alcuni aspetti, cui però diamo 60 giorni di tempo e diciamo se siete in grado di farlo voi in modo intelligente e non lineare bene. Se no, interveniamo noi individuando le sproporzioni dei costi standard che via via andiamo a verificare con la pubblicazione online
delle spese. Mi sono spiegato? L'ufficio del commissario della spending deve cambiare un po' veste, non deve fare la fotografia di ciò che c'è, deve iniziare a individuare interventi concreti e puntuali. È un passaggio molto importante, perché stiamo parlando dell'acquisto dei beni e servizi, anche perché, lasciatemelo dire, noi ora paghiamo in 60 giorni, molti beni e servizi sono pagati in 300 giorni, in 350 giorni. Allora voi capite che se iniziamo a pagare in 30 giorni, in 60 giorni, per l'azienda che è collegata da un acquisto di beni e servizi con l'amministrazione, la riduzione del costo, fatto salvo a livello costituzionale il diritto di recesso previsto dalla normativa, è molto più facile. Cioè, io ho un contratto per 100 euro, una cosa più banale, con una realtà della pubblica amministrazione, che mi paga dopo 300 giorni. Io ho un costo bancario. Se l'amministrazione mi inizia a pagare, come noi facciamo adesso, a 60 giorni, la stessa amministrazione ha uno spazio straordinario di riduzione. Stiamo parlando di un capitolo, quello beni e servizi, che vale circa 100 miliardi di euro. Chiediamo di modificare 2,1 miliardi, cioè un'inezia, il 2%. Ma lo facciamo non con i tagli lineari. Lo facciamo con i tagli intelligenti. Se non sono intelligenti, li facciamo lineari noi. Quindi se volete essere intelligenti, diciamo ai centri di costo, siatelo. Se non lo siete, lo saremo noi. Però inizia con l'articolo 8 un percorso di aggregazione di centri di costo. Sapete quanti sono i centri di costo della pubblica amministrazione? Sono 32.000. Ecco perché noi all'Europa, e non soltanto all'Europa, agli italiani diciamo che sta iniziando un percorso strutturale. Noi entro un anno vogliamo arrivare a 40 centri di costo, non a 32.000, a 50 centri di costo. È una rivoluzione. Quindi insieme agli 80 euro inizia una rivoluzione strutturale e strutturata. Che mi sono scordato? Che aumenta la competitività delle imprese. Vai, Riccardo. Che vorrei dire due cose, se posso. Ci sono due componenti, mi ripeto un po', ma ci sono due componenti in questo pacchetto, che è un pacchetto articolato. Una componente di breve termine di stimolo che passa attraverso più reddito alle famiglie con reddito basso e quindi più spesa a parità di reddito, abbattimento dei costi per le imprese, quindi maggiore competitività, più liquidità alle imprese tramite il decreto sul pagamento dei debiti della PA. Tutto ciò si innesta su una ripresa che, come sapete, c'è, ma è fragile. Quindi ci aspettiamo che diventi più robusta, perché si trasformerà in una ripresa in cui il mercato interno e gli investimenti saranno più importanti che in passato. Questo permetterà, in base a quello che ci attendiamo, in base a quello che l'esperienza internazionale ci dice, di ottenere di più dalle riforme strutturali che sono in corso di implementazione, comprese quelle istituzionali che sono importantissime. Quando, parlando con investitori stranieri, si parla delle riforme istituzionali, la reazione è di estremo interesse, perché si riconosce l'impatto sulla credibilità del Paese e quindi sulla propensione a investire e alla propensione a venire a investire. Naturalmente le misure sul mercato del lavoro, secondo me, saranno più efficaci, perché l'economia crescerà, quindi ci sarà più creazione di occupazione, e riforme di semplificazione attraverso l'informatica, semplificazione del sistema fiscale, abbatteranno i costi sia dello Stato che delle imprese. Quindi se vi invito a leggere assieme tutte queste cose, se facciamo i conti non solo delle coperture e degli impieghi, ma degli impatti sul PIL di tutte queste cose, secondo noi ci può essere un aggiustamento strutturale positivo, cioè l'economia italiana si mette a crescere su un sentiero più alto di quello dove è stata negli ultimi 20 anni. Mi pare che la sintesi di Percarlo sia molto più efficace e economicamente anche, direi, inoppugnabile e inattaccabile. Io non ho che da chiudere, lasciando poi spazio alle domande, con un sorriso, perché quando siamo andati alla Camera abbiamo detto faremo un taglio del cuneo a doppia cifra, molti hanno sorriso in modo ironico,
Poi abbiamo fatto la conferenza stampa e molti hanno sorriso dicendo è una televendita. Ricordo i servizi, scopri le differenze tra Mastrofa e Renzi, diciamo. Molto più bello lui, è evidente. Poi abbiamo fatto il DEF, perché ci dicevano che la conferenza stampa era una televendita e dicevano il DEF, ma vediamo se fa... È passato in 6 giorni il DEF, anzi ringrazio i deputati e i senatori per la tempistica. Poi abbiamo fatto il decreto e ci hanno detto no, ma sono una tantum, ci sono 14 miliardi per il 2015. Ora, il punto vero, poi ci hanno detto è una misura elettorale, è l'unica misura elettorale che arriva dopo le elezioni. L'unica, L'unica misura che viene considerata elettorale che arriva dopo le elezioni. E siamo talmente attenti alle elezioni che abbiamo tolto le agevolazioni per i partiti in campagna elettorale. Il punto vero è che in questo Paese stiamo cercando di cambiare verso sul serio. E io sono convinto che lo possiamo fare e che lo faremo. Se ci sono domande, se no si va a casa, visto che è venerdì santo. Se vi presentate rapidissimi. Allora, volevo chiedere se il tetto dei 240.000 euro riguardava anche i dirigenti della RAI e se quando lei ha parlato di sobrietà, nell'ambito della sobrietà ha parlato di tetto al trattamento economico degli statali, quindi questo che cosa voleva dire? Non ho capito. Nell'ambito della sobrietà lei ha parlato, dopo le autobru, anche a un tetto del trattamento economico dei dipendenti pubblici. Volevo avere qualche indicazione in più. I dipendenti pubblici che stanno nel tetto, molto semplice, se lei è un dipendente pubblico e guadagna 250.000 euro, da quando entra in vigore il decreto, mi pare più correttamente dal 1 maggio, senza che la cosa tocchi il proprio trattamento pensionistico, passa a 240, riduce il proprio trattamento. Cioè lei riduce il trattamento se sta sopra i 240. Se lei prende 180.000 euro non riduce il trattamento. Sono chiaro così, va bene, funziona, mi sembra di averla detta chiaramente. La RAI, non so se la RAI è nell'elenco delle aziende, dipende se la RAI è inserita o no nell'elenco delle aziende della Monti, della legge Monti, per cui basta che si vede. Noi non abbiamo modificato l'elenco delle aziende soggette ai tetti, perché sono le stesse che già c'erano. Abbiamo ridotto il tetto. Ora so che detta così sembra la gatta sul tetto che scotta. Allora, c'erano già dei tetti, erano all'altezza del primo presidente della Corte di Cassazione 311.000 euro, adesso va a 240.000 euro. Poi abbiamo fatto una scelta che è una scelta diversa, che va in assemblea e che noi manterremo in assemblea. Cioè noi abbiamo detto che i presidenti delle aziende anche quotate stiano sotto quel tetto lì, a 240. Questo è una novità. Il presidente dell'ENI, dell'ENEL, di Finmeccanica, di Terna e di Terna, diciamo, non riguarda noi perché è CDP, formalmente, sostanzialmente. Qual è la parte? E Poste? La dico male, vado a memoria, ma le garantisco che ci vado abbastanza vicino. Prendevano 4 milioni di euro all'anno. Ora prendono 1 milione di euro all'anno in 4, perché fanno 960.000 euro, ammesso che le assemblee decidono di stare anche sotto. Quindi, come assemblea, là dove siamo parte attiva dell'assemblea, come nel caso delle aziende che ho citato, diamo l'indicazione di stare sotto quella cifra lì. Però non è un vincolo normativo, cioè io non ho via legge il potere di dire all'ENI il tuo presidente deve prendere X. Posso decidere come valutazione politica di dire al presidente dell'ENI vai su quella cifra lì. Ho visto delle dichiarazioni del presidente della Cassa Depositi e Prestiti che ha detto noi ci siamo già ridotti di nostro, poi ci adegueremo come presidente a quello che deciderà il governo per i tetti. È una valutazione però che fanno loro, autonoma. Così come, questo è un passaggio molto importante, ma l'ho già detto, noi non possiamo intervenire sui tetti, che so, del segretario generale del Senato. È il Senato che decide se adeguarsi o no.
perché sono organi costituzionali che hanno la cosiddetta, se non sbaglio, autodichia, mi pare che si chiami. Allora, facciamo rapidamente, vai rapidissimi, però facciamo veloci, dai. Serenella Mattera dell'ANSA. Volevo chiederle se non teme che il decreto in Parlamento possa essere modificato nell'impianto o addirittura stravolto, anche considerato le modifiche che sono state apportate in Commissione alla Camera al decreto sul lavoro, che hanno anche diviso la sua maggioranza. C'è Alfano che le chiede di dare una calmata alla sinistra del PD. Bene, andiamo avanti. Seconda domanda, Frulletti. Lasciandomi a quello che diceva anche il ministro Padoan ora, sulle riforme che sono l'elemento fondamentale di questo processo, diciamo così, di cambiamento strutturale del Paese, le riforme istituzionali, se è ipotizzabile uno slittamento dei tempi che si era dato questo governo per portarle a casa, perché mi sembrava di capire che non... Che è temibile uno slittamento dei tempi di realizzazione. La domanda è chiara, la risposta lo sarà ancora di più mai di te, però... Marra, manda Marra, dai. Io volevo capire questi tetti, dai 240.000 in basso, fino a quanto si estendono, cioè il tetto minimo qual è? Non c'è tetto, ora glielo dico, cioè, sotto il tetto c'è il pavimento, vai. Giovanni dell'Unità, volevo sapere se confermate... Quanti siete dell'Unità? Due. Ma non abbiamo fatto il taglio all'editoria, vai. Meno male, se no la prossima volta saremo uno. Io suggerirei di essere comunque uno, ma questa è una questione che riguarda l'editore di Unità, che non è il PD, quindi però non si può. Prego. Volevo sapere se conferma come meccanismo di erogazione di questi soldi la detrazione IRPEF. Cosa risponde il ministro Padoan all'osservazione di Banca Italia, che dice che questi 14 miliardi diciamo, di risparmi potrebbero non bastare perché ci sono già altri corposi risparmi previsti nella legge di stabilità? Grazie. Bene, poi risponde Piercarlo, prego. Volevo chiederle, lei ci ha rassicurati sul fatto degli aumenti in busta paga per quanto riguarda il 2014, siamo sicuri che può rassicurarci anche sul 2015? Sì, poi? Grazie. Norma Adriano Olivetti, metterete online anche i derivati sottoscritti dal Ministero del Tesoro? Non ho capito. Metterete online anche i derivati sottoscritti dal Ministero del Tesoro? I contratti derivati, abbiamo avuto una perdita qualche giorno fa di Istat per 3,2 miliardi, per saperne qualcosa di più. Sì, dopo mi spiega che cosa c'entra con Norma Olivetti, ma me lo spiega a parte. È un'altra, è il tweet dopo. Lei si è fermata sul Dies Irap. Norma Olivetti riguarda gli stipendi, tetti. Comunque va benissimo, gli rispondiamo. Prego. Colombo, la presto, volevo sapere se ci poteva dare un timing più preciso su quando arriveranno le misure per gli incapienti e le partite IVA. E poi giocando al gioco delle differenze Renzi-Mastroda, se le piacciono. Due domande. Vabbè. Se le piacciono le differenze apportate dalla commissione sul decreto lavoro e metterete quindi la fiducia. Avete un grado di sinapsi intellettuale tra i concetti che mi stupisce. Cosa c'entra Mastroda col decreto del lavoro? Una domanda. Vabbè, comunque. Vai, le ultime due domande, prego. Dai. Vado io. Va, veloce. Lei ha parlato di spostamento, io sono Flavio Bini dell'Huffington Post, lei ha parlato di spostamento del programma F-35, ci può approfittare dell'occasione per spiegare se ci saranno dei tagli sostanziali al programma o se sarà un rinvio? Lei si chiama? Flavio Bini dell'Huffington Post. Huffington Post, l'ultima. Da Colucci del TG2, volevo sapere se la norma sul tetto dei manager pubblici è quindi da intendersi retroattiva. Grazie. Sì, allora ho capito. Vado rapidissimo così poi Piercarlo conclude e andiamo tutti a casa. ANSA, stravolto il decreto, ma non direi che è stravolto il decreto. No, vabbè, quindi allora... Primo tema, non temo che il Parlamento è libero di fare quello che crede, naturalmente, quindi il Parlamento farà ciò che vuole. Mi paiono misure che godono di un ampio consenso in Parlamento, voglio capire come fa, per esempio, il Movimento 5 Stelle a non votare alcune di queste misure, per esempio. Lo dico perché è del tutto evidente che alcune di queste misure sono misure che sono state vagheggiate da tanti in campagna elettorale, ma noi le realizziamo. Quindi non sono preoccupato, non ritengo stravolto il decreto sul lavoro, lo ritengo un passo in avanti importante il fatto che si vada sul disegno di legge delega e anche sul decreto, poi che ci sia da trovare un punto di sintesi tra l'ala sinistra del PD e NCD su questo lo do per scontato e sono abbastanza ottimista sul fatto che si trovi.
Frulletti, temo slittamenti delle riforme. Le riforme slittano da 30 anni. Qui, come dire, non considero uno slittamento se il disegno di legge costituzionale, anziché consegnarlo il 21 marzo come volevo, l'abbiamo portato in Parlamento il 31 marzo. Sono molto ottimista del fatto che si riesca a votare entro maggio, come si era detto, la riforma costituzionale al Senato, qui riforma del titolo quinto, riforma del Senato e il CNEL. Lo dico perché, per esempio, il CNEL, noi abbiamo molto apprezzato che il CNEL già quest'anno abbia concorso, mi pare con 8 milioni di euro di risparmi, su Asponte. Cioè, già adesso sono partiti con i primi 8 milioni di risparmi, non fatto mica, non dici ma sono 8 milioni e basta, lascia fare. Sono stipendi di avvio dei prossimi 62-63 anni, cioè, fatti con una telefonata, quindi insomma mi pare che siano cose importanti e significative. Non temo dunque slittamenti, vedo un buon clima sulle riforme, condivido con Piercarlo totalmente l'analisi. Io sinceramente non me l'aspettavo, devo dire che lui me l'aveva detto fin dal primo giorno, Graziano me l'aveva detto fin dal primo giorno, che le riforme sarebbero state anche una precondizione del nostro grado di attenzione da parte della politica. È così. Io vado ai vertici europei e mi chiedono a che punto sono la riforma delle province, cioè questa è andata. A che punto sei della legge elettorale? Stupisce che si metta una certezza della vittoria, che molti paesi non hanno. La Germania, per esempio, non ha la certezza della vittoria. Noi col ballottaggio sì. E quindi capisco come sia fondamentale arrivare al passaggio del semestre europeo avendo dato una bella botta al percorso delle riforme, in positivo. Sicuramente la prima lettura della riforma costituzionale e io spero entro l'estate la legge elettorale. Questo è un po' il percorso che noi immaginiamo. Estate del 14 rispetto alle battute che sento fare qui sottofondo dicendo estate quando? Estate del 14. Lamarra ha scritto 2,40 è il tetto. Il tetto è 2,40, punto. Non è che chi prende 180 va a 178 perché è 2,40. Quindi il tetto è 2,40. Anche perché non è una riorganizzazione degli stipendi pubblici. Segnalo che la cosa della Madia la portiamo, entro la fine di aprile, la riforma pubblica amministrazione. Cioè noi andiamo avanti come dei treni, come vi avevamo promesso. Entro aprile c'è tutto il tema della riforma della PA e c'è tutto il tema dello sforbicia Italia, cioè della semplificazione degli enti, è un tema molto interessante che adesso non possiamo approfondire perché tardi dobbiamo andare a casa. Però non c'è una riorganizzazione degli stipendi, c'è un tetto, è un principio di equità sociale, di giustizia, ma faranno ricorso, vediamo se faranno ricorso. Guarda, io voglio anche dire, lo dico perché credo che sia giusto dirlo e sottraggo da ogni responsabilità sia Piercarlo che Graziano che tutti i membri del CSM e del Comitato dei Ministri, perché voglio parlare dei magistrati, è scappato CSM con il CDM, ridono perché hanno sentito, ma è una cosa seria. Io non sono per niente convinto della posizione che ieri ha espresso l'Associazione Nazionale Magistrati. Sì, ma non devi mai parlare dei magistrati in pubblico. Io non sto parlando dei magistrati per la loro azione, anzi, io rispetto il principio di separazione, per cui io non commento il processo di formazione delle sentenze e mi aspetto che i giudici non commentino il processo di formazione di leggi che li riguarda o che loro immaginano che li riguardi, perché se bisogna commentare le leggi, commentiamo le leggi vere, non le indiscrezioni di stampa, per la stima che io porto all'Associazione Nazionale Magistrati. Vedo Sensi che si sta disperando e quindi proseguo. Il punto fondamentale è che siccome qui c'è l'impressione che non si può parlare perché hai paure, qui non c'è nessun tipo di timore. Io ho grande stima della magistratura italiana e grande rispetto della magistratura italiana e vedo dei giudici che fanno un lavoro straordinario e vedo i giudici che sono liberi e indipendenti perché sono liberi e indipendenti dentro, nella propria coscienza e nel proprio cuore. Per questo motivo, per la stima che porto, non credo che portare lo stipendio di un alto magistrato da 311 a 240 sia un attentato alla libertà e all'indipendenza della magistratura. Perché quando un magistrato prende, un altissimo magistrato, perché i magistrati non prendono quelle cifre lì, diciamo, i magistrati che i cittadini vedono a casa non prendono quelle cifre lì. Quando un altissimo magistrato passa da 311 a 240,
riceve un equo compenso per quello che mi riguarda. E lo dico con serenità, non ho paura di dirlo con molta tranquillità, sostenendo che accusare il governo di fare misure su questo come un attentato alla libertà e all'indipendenza della magistratura, cosa che sono certo l'ANM non pensa, ma che qualcuno in queste ore ha detto, è per me un atteggiamento da respingere al mittente, proprio perché io sono uno di quelli che crede alla separazione dei poteri e al rispetto degli altri, lo dico assumendomi le mie responsabilità e lasciando fuori tutti gli altri, dico con la stessa franchezza che bisogna avere il diritto di dire che non è riducendo di 70.000 euro lo stipendio di un alto magistrato che togliamo la libertà, anche perché prende 240.000 euro l'alto magistrato e il magistrato non alto non prende quelle cifre. Così ho detto anche questa e domani vi divertite. Sui tema della pubblicazione online, tutto sarà pubblico online, quindi sì, la risposta è positiva. Rispetto al tema degli incapienti e delle partite IVA non le do dei tempi, perché quando do dei tempi li rispetto. All'Huffington Post, rispetto agli F-35, lo spostamento è di 153 milioni di euro. Lo scostamento e spostamento, è chiaro che si tratta di rimodulare il programma. Alla Colucci non mi ricordo qual era la domanda. No, la retroattività no. Il tetto non soltanto non è retroattivo, ma è un tetto che non tocca le retribuzioni pensionistiche, per cui chi va con la pensione va a quello che mette quello che ha versato. Per Carlo ti darei la parola. La 7, noi non ci possiamo dimenticare la 7, è nel nostro cuore. Ah, chiedo scusa, certo, è verissimo. No, la 7 è nel nostro cuore, ma era esattamente per dare là alla risposta poi di Percarlo più seria, perché è una domanda che ci siamo fatti più volte, e cioè il tema della strutturalità di questo intervento. Ora è il nuovo refrain questo, no? Mi sono scordato anche l'unità, però. Che cos'era? Ah, esatto, sì, scusate, ho saltato due domande. Allora, sì, e poi lascio la parola per Carlo. La modalità è un bonus di 80 euro. Quindi, sostanzialmente, non c'è uno scaglione IRPEF e non c'è nemmeno l'operazione sui contributi, che probabilmente a regime ci sarà. Ma il tema è che lei prende 1.180 euro, prende dal maggio 1.260, punto, attraverso la corresponsione di 80 euro in più nella busta paga, e quindi attraverso un provvedimento di legge che fa gioco sia sui pubblici che sui privati. È una misura strutturale, tant'è vero che per il 2015 servono 10 miliardi di euro. Poi se vogliamo allargarla anche agli incapienti ne servirà un po' di più, se vogliamo allargarla di restringere il decalage servirà un po' meno. Però noi abbiamo detto l'altra volta 10 miliardi per 10 milioni di persone e siamo a mantenere l'impegno. Abbiamo mantenuto la parola data, e questo alla faccia di tutti i gufi e i rosiconi, ma l'abbiamo fatto perché è giusto, non perché avevamo da vincere una scommessa. È un impegno strutturale, e chiudo su questo dando la parola a Piercarlo. Sta accadendo una cosa straordinaria. Stiamo restituendo i denari agli italiani. Questi denari non sono nostri. Questi denari sono degli italiani, solo che in questi anni la politica e l'amministrazione centrale ha speso troppo e le famiglie hanno visto troppe tasse, troppe bollette, ecco perché anche le municipalizzate da ridurre. Questo lavoro è un lavoro che non è che lo facciamo per un anno, se lo facciamo e lo facciamo con quella caratteristica, avete visto quanto stiamo andando in profondità? Se lo facciamo, lo facciamo per i prossimi anni, come ovvio che sia, e lo strumento normativo attraverso il quale noi diamo i soldi del 2015 non può essere un decreto legge con caratteristiche di necessità e urgenza del 14. Se è un provvedimento che si chiama legge di stabilità, quando approveremo la legge di stabilità ci saranno dentro i denari. Da qui alla legge di stabilità probabilmente ci sarà qualcuno che dice ma non erano strutturali, ma è un DEF, ma è la televendita. Però noi a tutti costoro auguriamo di cuore buona Pasqua, però il punto centrale è quello di politica economica, e chiederei per Carlo di rispondere alla domanda. C'era una domanda sulla osservazione di Banca d'Italia, credo che si riferisca alla dichiarazione che il vice direttore generale Signorini ha fatto in sede di audizione. Da come l'ho letto io, l'affermazione era che non era ovvio se con la copertura in termini di tagli strutturali
di spesa si potesse arrivare a coprire l'abbattimento fiscale per le famiglie e altre voci di fabbisogno che non venivano specificate nel testo che io conosco. Questo può essere vero, però finché non ci mettiamo d'accordo su quali sono le altre voci di fabbisogno è una risposta che non so dare. Confermo quello che ha appena detto il Presidente, i risparmi attesi in forma strutturale dei tagli di spesa per l'anno prossimo sono di 14 miliardi. Gli impieghi attesi per quanto riguarda la voce IRPEF, chiamiamola così, sono di 10. Quindi rimane, se le nostre attese sono verificate, un margine che può essere utilizzato, è un grado di libertà. Finalmente, questo è il sogno di chi fa politica economica, di avere dei gradi di libertà e quindi fare scelte migliori. Speriamo che sia così. Permettetemi di dire, noi puntiamo ad avere più risorse di quelle che ci servono, così che in modo prudente e credibile utilizzeremo risorse addizionali per altre cose. Bravissimo, grazie per Carlo, grazie a tutti, arrivederci, buona Pasqua, auguroni di cuore, auguri a tutti.